Good morning, good morning, good morning. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, good morning, good morning. Welcome to another day of chair yoga. Let's go. Benvenuti a un'altra nuova giornata di yoga sulla sedia. Allora, fa bene essere un po', come dire, un po' buffi. So it feels good, no, to be a little bit silly in the morning. Just makes everything a bit smoother and softer. So while people are finding their way here on the Facebook Live, I'll just say a massive hello to the people that are joining us, and a massive hello to the people that will watch this as a recording. Un grandissimo saluto a chi la guarderà in diretta ora, e un grandissimo saluto anche a chi la guarda registrato. Come state? Come state? C'è una giornata un po' brutta così, un po'. Come fa a sentire questa giornata? Ci fa sentire un po' così, vero? So, it's like here, it's a horrible day, it's cold, it's wet, it's windy, and it's like, how does this day make us feel? You know, it makes us feel a bit like this. But you know, we're gonna go against this, and we're gonna be like, open, and we're gonna be like, yeah! Today it's energy day. Per contrastare questo tempo tempaccio qua fuori così, siamo lassù e siamo carichi, siamo. E ci facciamo una bella risata di pancia. Facciamo, anche se non ce la sentiamo, facciamo vedere una risata stamattina. Va bene ridere anche le cose che non funzionano nella vita, capito? Cioè, che vita terribile! Uno si fa una risata su, o l'ingrandisci, non lo so. So, we're just gonna have a little bit of a laugh with our day today. So, like, perhaps, I don't know, it's like, oh, what a horrible moment in life, you know? I'm just gonna laugh at this now. So, you're like, oh, what a terrible time! And, you know, it's like we're always laughing for desperation because, you know, there's nothing else to do. But anyway, it raises our mood regardless. Allora, potrebbe sembrare che ridiamo per la disperazione, però in realtà ci cambia il nostro stato d'animo e quindi fa un sacco bene ridere i disastri. So it's really good to laugh at our, like, personal disasters, you know? So anyway, yoga generally is all about turning everything upside down. Lo yoga in generale è rovesciare tutto, mettere tutto al contrario. E anche questo, no? Cioè di ridere quando uno dovrebbe essere triste, forse essere triste quando uno no, no? Ti tirassi su. So it's all about raising our energy and be up. And one good way to do this is to move our bodies. So we normally do, let's stretch up into the air. Allunghiamoci verso su. Inizialmente un po' lento così. E poi, non lo so, la rendiamo anche un po' più, come dire, un po' più una specie di danza. Sembra un po' un ragno. So, we're just gonna make like a sort of like a Spider-Man dance, you know, he's climbing up something. And you know, this way of just playing around loosens everything up a lot more because sometimes when we just do something like an exercise, we tend to overdo things. Quando facciamo le cose come un esercizio, tendiamo a strafare e indurire un po'. Quindi, quando è un po' più come una danza o un gioco, siamo più sciolti. Sentite che siamo già più sciolti? Allora, polsi. Dobbiamo fare anche qualcosa oggi per il cervello, per la coordinazione. Ci ha chiesto Enrica e la facciamo volentieri per tutti. Tante volte facciamo cose così per la nostra, per il nostro cervello, ecco. We're gonna do a lot of brain gymmy type things today because I've had a request from Enrica, and it's good for everybody, no? So we're going to, I don't know if you can see that. Gonna rotate our right ankle and at the same time our left hand. Rotiamo caviglia il piede destro.
nello stesso tempo, mano sinistra, manteniamo lo stesso giro col piede, questo è difficilissimo, e invece invertiamo la mano. So we're going to change the direction of our hand and not with our foot. This is really difficult, eh? Questo è difficilissimo. Mantenere la mano così e cambiare la direzione del piede. So we're going to keep our hand like this and change our foot. Wow. Difficult, eh? So we laugh at ourselves, you know? We can't do it, but we have a good laugh at ourselves. Non riusciamo, però ci facciamo una bella risata. E poi proviamoci, alleniamoci, alleniamo, perché queste sono acquisizioni. Uno dice, ma che serve fare una cosa così? È per sviluppare il cervello. So, you know, someone might say, what the hell's the point in doing these exercises? It's for our brain, you know? Like, we really need to keep exercising our brain, keep it stimulated. Otherwise we lose parts of it. Dobbiamo continuare a allenare il cervello, perché sennò perdiamo pezzi. Non è solo a livello intellettuale, poi a livello fisico, che è ancora più importante. So not just intellectually, but also physically. So let's keep our foot going in one direction and change the hand. Già un po' meglio, mi sembra. That's already a bit better, no? So keep the hand going this way. And and change the direction of the foot. Did I change direction? È difficile, ma fa molto bene a disincantarsi. Benissimo. So, for the people that have been watching these for a long time now, you see every lesson you come up with different things, different ideas, different stimulus. You know, it's infinite. When you get into your creativity, you really, there's no limit to it. Per chi mi segue da un bel po', vedete che ogni lezione è diverso, è nuovo. Non c'è fine alla creatività quando uno è veramente nella sua creatività. Ok, continuiamo. Polsi che vanno nel stesso verso. So wrists go in the same way. And we're going to continue this thing. So maybe our left wrist continues going that way and the other one changes. So uno continua, l'altro cambia e allora l'altra diventa insieme a lui così. Ok, very good. Do the same thing with our elbows. Facciamo la stessa cosa con i gomiti. So one keeps going, this one keeps going this way, and the other one goes the other way now. That's it. And then this one keeps going. You know, it's even more difficult to talk in two different languages while I'm doing this, you know? È ancora più difficile parlare in due lingue mentre faccio questo. Una bella sfida. Ok, then do our shoulders. So let's do both our shoulders back. Facciamo le spalle indietro. E questo qua continua ad andare indietro e l'altro invece viene avanti. Ecco, this is difficult, eh? Questa è una bella sfida. E poi tutti in avanti e quello che stava avanti, ecco. Bene, buono del cervello, sentite che bello? Facciamo un'altra esperienza così. Let's just do something another experiment now. So our left part of our brain, so they say, is connected to the right part of our body, right? So let's just put a hand on the side of our head and just do like an improvisation with the right part of your body, okay?
So we're moving it however you like. However you like, we're moving this part of the body. The opposite part. Muoviamo l'altra parte del corpo come volete. Diventa un po' una danza. Ok, poi cambiamo e muoviamo l'altra parte come vogliamo. Questo è un esperimento, eh? Dovremmo approfondire di più questa cosa qua. This is like an experiment. We should dive in a bit more deeply into this thing. So now this position here, the hands united, this is essentially a gesture of of uniting our two hemispheres. So we put our hands together like this, and we feel that there's communication between the hands. Sentiamo che c'è una comunicazione tra le due mani che corrisponde a una comunicazione nei due emisferi. Sappiamo che l'emisfero sinistro è quello più logico, quello più razionale, quello che conta, quello che vuole inserirsi e manipolare il mondo, e l'emisfero destro invece è quello più in ascolto, quello più creativo, quello sì, più artistico, e siamo quasi tutti di cervello sinistro. Per quello è importante fare delle attività per sviluppare anche l'altro cervello, anche tutte queste posizioni, usare tutti e due i lati. Sometimes I apologize. Sometimes I don't know what I've said in English and what I've said in Italian. But just trust that it's going. And this position as well, you know, it's like, it's our head, which is united to our heart center, you know. Questa posizione qua non è solo il cervello che poi si unisce insieme, è il cervello, la testa pensante che si unisce al cuore, al sentimento. Il nostro fine è di unire testa, cuore e poi istintivo. Perché se no siamo parziali. So our goal is to really unite head, heart and instinct. And we do, this is what we do every session. Ok, so let's have a bit more of a stretch out. Ci allunghiamo un po' di più, allarghiamo le gambe. Andiamo dritti in alto e respirare. Le ultime tre sessioni abbiamo lavorato molto sul respiro. Facciamo una piccola pausa oggi di quel lavoro lì. So the last three sessions we did a lot more exercises right at the beginning for our breathing. And we will go back to these exercises, but we'll give a little bit of a rest for today. Okay, the other side. Breathe, respiriamo. Okay, very good. Ora inspirare, espirare sulla gamba. Breathe in and breathe out on the other leg. Okay, then up and down in the middle. Andiamo su giù al centro.
importante, se non riuscite a partecipare, che ve la immaginate. So the important thing is, even if you're not like physically participating, just watching, I mean the invitation should always is always like to participate actually. But if you can't for some reason, for some pain, if we just imagine, then we get a lot of benefit from it anyway. Okay? So now I'm gonna cross the leg over like this. And just very gently go down wherever you can. Andiamo giù dolcemente dove arriviamo. Qui tira dietro qua, no? So it's like pulling on the side bit here a little bit. Ok, the other side, facciamo l'altro lato. Su. E andiamo, anzi prima attiviamoci ancora un po' così. Po' di lato, ecco. Let's do some twisting movements. Breathe in. Yeah. If you can, also like this, without banging your elbow or anything, così senza dare una botta nel gomito o qualcosa. Ecco, e manteniamolo un secondo, respirare da una parte. So like just holding it for a moment. Should feel comfortable, should try and find a comfortable way. Keep the arm. Respirare. Breathing deeply. Okay, the other side. Hey, Cali. Mandola catches outside. They've really been hyper this morning. Sono stati molto energetici i gatti stamattina. L'abbiamo messo un po' fuori in un momento. Vai su, su, vieni. Eccola! Kali Cat è tornato tra di noi. So our cat Kali has come back with us today. Ciao Kali, come stai? Tutto bene? Everything good? Okay, cool. Interesting. So now, let's do something, another coordination thing. So, okay, good. So, put hands like this, and we're going to lift up opposite sides. Alziamo il lato opposto. Ok, stesso lato. Ora, stesso lato puoi incrociare alternati. So we're gonna do one the same side and then the other side. So up, 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 So same side crossing, same side crossing. Stesso lato incrocio. Stesso lato incrocio, stesso lato
incrocio, stesso lato incrocio, stesso lato incrocio, stesso lato incrocio, stesso lato. How's it going? You got it working? You got it worked out? Bene. Open la chest, aprire il petto un po' dietro, non andare troppo dietro con la testa, so we're gonna open la chest, don't go too far back with your head. Okay, this might even be the 60th chair yoga session today. Forse questa è anche addirittura la sessione 60 di questa chair yoga. Tra un mese e un anno. Wow. You know, just over a month, it's going to be a whole year. So let's just go down and relax for a second. Really let everything go. Lasciamo andare giù la testa. Rilassare le spalle. Morbidire, sentire. Piano su, dolcemente. Ok, so let's stand up. Ecco. Facciamo una passeggiata attorno alla sedia. Let's just walk around the chair a second. And the other side. So let's walk around like a noble, yeah, like a noble version of yourself, a noble king. Camminiamo attorno alla sedia come se fossero molto nobili, no? Sovrani di noi stessi, poi in fine. Eh? So it's like sovereigns of ourselves. So proud, not proud, just very present. Non siamo orgogliosi, siamo, come dire, presenti. Allora, dobbiamo fare anche un po' di equilibrio oggi. Allora, facciamo una variante dell'albero, così la manteniamo un po' più a lungo. So we're gonna have like a variation of the tree pose, just to keep it a little bit longer. Relax inside here, rilassare dentro, cioè rilassiamo per liberare una forza più potente. So we relax to try and find a source of more power in the body, more energy in the body. Wonderful. Over the side. Continuiamo a respirare.
Okay. And change sides. Cambiamo lato. So whenever we feel a bit distracted, our heads thinking about other things, come back to our breathing, come back to the feelings in our body. Quando ci sentiamo distratti, stiamo pensando all'altro, tornare al corpo. Sarebbe, in realtà dovrei incoraggiare questo, che quando iniziamo facciamo questo, siamo qui. Perhaps I should insist a little bit more that when we start doing the session we are really here, totally and utterly here, not thinking about anything else. Okay, but we could do it from now on. Lo possiamo fare da ora in poi. Siamo totalmente presenti a noi stessi. So from now on we're completely and utterly present to ourselves. So I feel my arm on the inside. I feel the breathing moving. Feel the pleasure of moving. Sento anche il piacere di muovere il corpo. Ok. Così. So here the back is quite flat, la schiena è abbastanza piatta qui, e sento che apre qua, so my armpits are opening and I feel my shoulders are opening, and I'm breathing, respiro. Excellent. Sentire gli effetti in piedi così un momento. So listening to the effects standing up for a moment. Massaggiamo un po' la pancia. So we're just gonna massage your intestines, our stomach. Very gently pushing in, but not much. C'è una leggera spinta verso il corpo, però non tanto. Okay, close our legs together. Make like fists with the thumbs out. Facciamo dei pugni con i pollici fuori. E li posizioniamo così sulla pancia. Facci vedere. Così. E con le gambe unite lì. Molto, molto nella piega. So we're going to put our hands right into the folds of our belly and just rilassiamo la pancia e facciamo dei movimenti un po' così. So try and relax the stomach and do these sort of movements like this. Okay, stop. We're going to breathe in and like squash the fists with our bellies. Inspirare e schiacciamo. Cioè la testa non è giù, la testa è un po' su così, come me. Inspirare e schiacciare i pollici con le mani. E poi con espiriamo
Espiriamo, facciamo questo movimento qui. Per massaggiare gli intestini che a volte diventano un po' duri. Inspirare. Espirare. So you breathe in again, squashing the fists. And breathe out. Breathe in. Last time, breathe out. Okay, and this is amazing. È eccezionale come libera questa zona qua. Sentite un po' che effetti. Chiudiamo gli occhi un secondo. This is really amazing how this works, this exercise. So close your eyes and feel the effects. If you have like a little ball at home, se avete una palla di tennis a casa, questa è una palla di tennis abbastanza morbido, vedete? It's quite soft one, this one here. This is really good to massage on. You can sit on it, you can lay down, and put it on the floor, potete sdraiarvi sopra questa palla, cioè la mettete dove sono i punti duri. Lavorare, automassaggiarsi con una pallina da tennis così è veramente eccezionale. Lo sto facendo solo vedere, ma non abbiamo delle palline da tennis, no? Tutti quanti, quindi we haven't all got tennis balls, but anyway. Allora, bene, strofiniamo le mani insieme, se volesse roba hands together. So next, so on Sunday, we're gonna have like a beginner's juggling lesson, 2 hours juggling lesson to learn to juggle. Cioè domenica facciamo questo incontro per imparare la giocoleria. Facciamo 2 ore per principianti. Nessuno pensa di riuscirci prima. E non è l'importante riuscirci, è l'importante partecipare. I ragazzi d'oggi hanno bisogno di vedere gli adulti che fanno cose più interessanti, specialmente se stai a casa con dei teenager, quindi è un invito agli adulti di imparare questo e poi magari i ragazzi fanno: ah, bello quello, posso impararlo anch'io? E così li portiamo queste cose. So, it's really good for adults to learn to juggle in this period, especially the ones that have like teenage kids at home. You know, teenage kids, they're a bit like this. They lost their bodies somewhere, and so maybe they're interested. You know, you learn to juggle, and they're like, "Wow, that's cool. Let me try." E li stimoliamo al movimento. La giocoleria è molto buona per i ragazzi per farli muovere. Non gli piace molto la ginnastica. So yeah, that's Sunday, and I wanna really make a big group for this one, for the juggling, because it's so important. To learn to do these things for the brains, no, and to achieve and to know that you could do if you put your intention into something you can do it. È molto importante a mettere l'energia in qualcosa e poi vedere che come gli sforzi vengono pagati. Poi la giocoleria vediamo anche la paura di fallire, vediamo tantissime cose. So we also see like a fear of failure. So anyway, if you don't see on Sunday. Sometime, try and learn to juggle. You know, I will also do other sessions where we do this. Se non ci vediamo domenica, provate a fare la giocoleria. Non lo so, è meglio in gruppo comunque. Finiamo con alcuni suoni A, U e M. So just gonna end with some sounds, just to really open up the breath even more. Lower.
ancora più basso il suono. Here, secondi sentire gli effetti, se 30 secondi just feeling effects, enjoying the feelings in the body, godere delle sensazioni delle svegliate del corpo. Benissimo. Buona giornata a tutti. Have an amazing day, everybody. Try out these coordination things this week. Provate queste cose di coordinazione questa settimana. E riceverete dei benefici. È stato difficile? Sono stati esercizi difficili? Volete ancora di più? Ripetiamoli. Fammi sapere. Benissimo. Allora, buona giornata a tutti. E a presto. So, see you again soon. Thank you very much. Ciao. Thank you, Flavia. Ciao. If you're watching the YouTube channel, we have like the subscribe button and we have all these other videos. There's about 60. I think this is the 60th one. So, ciao.